Bene, tanto ringrazio Rosaria Leonardi per questa relazione che è centrata soprattutto sul rapporto con Roma, direi, della regione, con il sistema dei partiti e con lo Stato e anche un po' con l'Unione Europea. Prima di fare io delle domande, non ne vedo in giro, sinceramente. Se ci sono domande formulate sulla chat, ce n'è una che è molto rapida, a cui sulla chat ha già risposto Claudia Villani, quindi la diamo per acquisita. Direi che possiamo provare ad aprire rapidamente un dibattito con qualche domanda che comincerei io forse a formulare una o due. Una prima domanda la farei a Rosaria Leonardi. E cioè il titolo della relazione annunciava un tema che poi è stato un po' marginalizzato nell'esposizione, che riguardava i rapporti fra i centri, tra più centri. In qualche modo questa declinazione della questione regionale è stata da te esposta nel senso appunto del rapporto con l'Unione Europea e un po' con lo Stato italiano. Però appunto in qualche modo ne hai un pochino implicitamente alluso, c'è anche un problema di rapporto fra più centri dentro la regione. È un po' un tema che quindi questo si rivolge anche alla relazione di Vincenzo Di Michele. Quando si formula un'identità regionale e si discute sulla funzione della regione, naturalmente il problema è anche il rapporto interno al territorio regionale. Tra i vari centri e periferie, chi si definisce centro e chi si definisce periferia. Ovviamente i centri tendono loro a definire cosa sono periferie e le periferie a contestare l'esistenza dei centri. Allora ne alludeva soprattutto Vincenzo Di Michele quando parlava di rapporti tra Bari e le altre province a partire dal fascismo. A me appunto interesserebbe capire da tutti e due se questa questione, dopo la Costituzione delle regioni, viene ridefinita dall'esistenza dell'amministrazione regionale e, in seconda battuta, dalla riforma del titolo quinto, cioè e dalla, diciamo così, dalla sussidiarietà. Cioè, in che misura, secondo voi, prima la nascita delle regioni e poi la sussidiarietà hanno ridefinito i rapporti fra diciamo, il centro della regione, cioè Bari in questo caso, e le altre province, gli altri territori. Quindi che tipo di rapporto viene fuori, insomma, tra queste aree e questo ha una qualche influenza nel sentirsi nell'identità regionale? Quindi, prima domanda per voi due, poi passeremo a una domanda per Claudia Villani, ma la facciamo a parte. Allora, provo a rispondere io molto rapidamente. Sì, durante insomma, la relazione sono dovuta andare molto velocemente. In realtà il rapporto con cioè, gli altri centri, a livello di, chiamiamoli enti locali, è un rapporto mai definito completamente. Cioè, dal 1970 in poi, gli enti locali venivano considerati un po' come, attori di serie B da non considerare. Fondamentalmente, oppure da considerare come ecco, entità gerarchicamente inferiori rispetto alla regione Puglia, quando invece si provenivano anche dai territori la volontà ecco, di contribuire al dibattito regionale. In realtà è un discorso che viene fatto anche in relazione alla capacità degli enti locali di. Ecco, di essere attivamente partecipi, ecco, di riuscire a concretizzare la delega agli enti, la delega che veniva fatta loro. Non sempre questo avveniva. Le poche deleghe fatte poi in qualche modo ritornavano indietro nel momento in cui si rilevava all'interno del Consiglio regionale come l'incapacità appunto degli enti locali di rispondere pienamente a quanto invece veniva loro demandato. Ed è un problema in realtà non ancora risolto, nel senso che a volte
volte si crea proprio un cortocircuito fra quelle che sono le esigenze territoriali ristrette, per esempio quelle dei comuni o delle province, dei territori provinciali, rispetto invece a quella che è la politica che viene fatta a livello regionale. Quindi è un problema risolto, ecco perché ho chiamato la mia relazione rapporto tra centri, perché in realtà dovrebbe costituirsi una sorta di sistema nel quale entrano gli enti locali, le regioni, lo Stato, in qualche modo anche l'Europa, ma in realtà anche a livello territoriale, anche a livello del territorio della regione Puglia, quindi il rapporto fra Bari e gli altri centri, gli altri enti locali, è un rapporto non ancora definito, è ancora, possiamo dirlo, in stand-by, ecco, si rileva quello che si rilevava anche negli anni 70, negli anni 80, un problema non risolto. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, per quanto mi riguarda, almeno per quanto ho potuto rilevare, almeno nei periodi di cui mi sono occupato, in realtà non, almeno nell'ambito del dibattito del Consiglio regionale, non emergono delle particolari posizioni da parte dei consiglieri regionali che contestano una particolare configurazione delle province. Per esempio, l'articolo 21 del primo statuto viene approvato senza alcun problema, addirittura senza alcuna contestazione da parte degli altri consiglieri regionali, a prescindere da dove questi consiglieri regionali provenissero. Quindi sicuramente sarebbe molto interessante, almeno per quello che riguarda il mio ambito, l'ambito che ho analizzato, recuperare o comunque cercare altre fonti che però, appunto, almeno nel nostro lavoro di ricerca non sono emerse, in cui per esempio si registrano le discussioni nell'ambito della commissione dello statuto, quindi lì magari vedere, sicuramente si saranno svolte delle audizioni o quant'altro, in cui si è discusso proprio questa questione fra i centri e le periferie. Ad oggi quello che vedo, per esempio, io seguo molto quella che è la narrativa portata avanti dai giornali in provincia di Brindisi. Per esempio, in provincia di Brindisi una accusa che viene mossa nei confronti della regione è quella di sentirsi abbandonati o comunque di sentirsi sottofinanziati sia nei confronti del centro regionale, quindi sia nei confronti della regione stessa che nei confronti dell'Italia, insomma, del governo nazionale, e c'è proprio questa sorta di invidia nei confronti sia di Bari e nei confronti per esempio anche di Taranto, perché chiaramente magari l'attenzione mediatica che ha Taranto polarizza l'attenzione su Taranto, polarizza l'attenzione anche l'azione del governo sia regionale che nazionale su Taranto, appunto esacerbando queste differenze territoriali. Insomma, questo posso dire in base a quelle che sono state le mie letture, diciamo l'ambito della mia ricerca, perché comunque mi sono concentrato maggiormente sullo statuto, sulla discussione, e sicuramente c'è ancora un'idea legata alla rappresentanza politica del consigliere regionale eletto, per cui chiaramente ci si sente maggiormente rappresentati se viene eletto un consigliere regionale della propria provincia o del proprio territorio. Quindi in realtà non si compongono alla fine queste divisioni a livello regionale, per quello che può essere appunto una mia impressione, insomma. Bene, grazie. Allora, entrambi, mi incuriosiva un po' anche per esempio la nascita da BAT, della nuova provincia, perché questo naturalmente sottrae competenze, per esempio,
alle altre crea soprattutto rispetto a Bari un nuovo centro, attualmente ha a che fare con la costruzione della città metropolitana, quindi in qualche modo ha a che fare con una riforma profonda in corso a cui Rosaria faceva riferimento, però andiamo oltre. Soprattutto chiederei al professoressa Villani di approfondire il tema che aveva avviato nella sua esposizione, il terzo punto che è rimasto un po' così appunto aperto per il dibattito. Volevo un po' chiedere se la senti rapidamente di accennare almeno ad alcune delle questioni che avevo voluto dire, che poi insomma per motivi di tempo ha tralasciato. Il microfono, per favore, Claudia. Io non so se vedete lo schermo. Ho condiviso lo schermo. Sì, lo vediamo, grazie. Ah, ok. Molto brevemente, dato che su alcuni temi ritorneremo, questa è una delle ultime slide. Brevemente, quale tipo di passato è conteso? Da quando è conteso? Perché? Queste erano le domande della terza parte. Una serie di considerazioni portavano poi concludere che effettivamente dietro un bel gruppo di decenni che va almeno dal memory boom dagli anni 80 in poi sino ad oggi, quello che viene e comincia ad essere criticato è quello che gli storici chiamano la narrazione storica mainstream. Da questo punto di vista, per brevità, io distinguerei le battaglie sulla memoria o sui processi di memorializzazione, che possono anche avere un profilo locale o certe volte localistico, da quelle che sono state chiamate le guerre sulla storia o le history wars, intendendo per storia in questo caso la storia come disciplina. Una disciplina che è nata nella seconda metà dell'Ottocento con alcune caratteristiche peculiari. Riprenderemo questo discorso sicuramente il 20. E quindi andando a fondo di questo discorso, c'è effettivamente non soltanto la questione dei soggetti che sono rimasti esclusi o in ombra rispetto alla narrazione canonica della storia, qualcuno direbbe per brevità eurocentrica o occidentecentrica, ma c'è anche, e sta venendo fuori sempre di più, e lo elaborano anche in maniera critica ambienti universitari, di ricerca, in vario modo, sta venendo fuori anche una riflessione sul cosiddetto eurocentrismo, sul fatto che probabilmente non basta quello che sino ad ora è stato fatto anche a livello accademico per ripensare la narrazione storica mainstream, ma bisogna andare oltre. Però ecco, questo è il punto alto, quindi le guerre sulla storia sono le guerre sulla storia con la S maiuscola. In fondo, ecco, c'era una slide in cui provavo a riassumerlo, era questo. Quindi abbiamo tanti conflitti sulla memoria collettiva, alcune sono battaglie sulla memoria e sui processi di memorializzazione anche a livello locale, altre sono battaglie sulla storia, intendendo storia come disciplina, la narrazione delle collettività tradizionali dell'età contemporanea, a partire dallo Stato. Della dimensione nazionale.
Questa crisi dà origine a tante risposte, no? La fame di identità relativa al fatto che un'identità si definisce per come racconta il proprio passato, no? La fame di identità che deriva da un insieme di elementi deriva da tanti proviene da tante questioni, proviene dalla crisi delle narrazioni collettive, le ideologie, c'è chi dice dal 2007 in poi, compresa questa pandemia, è entrata in crisi il cosiddetto neoliberismo, se vogliamo dire la narrazione del neoliberismo, c'è chi dice all'interno della Sisco in realtà in crisi la liberal democrazia o il pensiero liberale, potremmo anche recuperare una categoria gramsciana, quella della crisi della civiltà liberale. E questo tipo di crisi non lo si può leggere se non nel lungo periodo. In alcuni momenti, in alcune fasi di passaggio, non tiene più quello che Gramsci chiama un'egemonia, e io userei questo termine perché non c'è termine migliore, c'è una forte crisi di legittimità, di legittimazione, una crisi di significato, di quello che possiamo dire è il cielo di carta, il cielo di idee, la biblioteca delle storie in cui viviamo tutti, e si sviluppano fenomeni di vario tipo che vanno dalla ricerca disordinata, localistica, populistica, anche ignorante, come ha detto qualcuno nella chat, di risposte. Ognuno vuole la sua storia, la propria memoria, il proprio monumento, ognuno ha delle vittime da ricordare. Ci sono politiche della memoria, perché le istituzioni rispondono a questo bisogno non facendo storia, ma soprattutto facendo politiche della memoria. Lo fanno gli stati, lo fanno le istituzioni internazionali, e noi come europei abbiamo fatto scuola con il modello olocausto, per cui il rapporto con le vittime, la glorificazione oppure la purificazione dal passato in questo senso, il ricordo delle vittime, l'accento solo sui diritti, la violazione dei diritti, la fanno da padrone. E quello che ne fa le spese è proprio invece la storia come disciplina scientifica, non come storia nata nell'Ottocento, narrazione mainstream. Quindi in realtà, ecco, spiego soltanto l'altro pezzo del titolo, le risposte a questa crisi del cielo di carta che è la civiltà liberale, dentro cui c'era un certo tipo di storia, un certo tipo di scuola, un certo tipo di saperi, le risposte a questa crisi di legittimazione sono le più varie. C'è chi guarda al passato e non fa che riproporre il modello ottocentesco di storia identitaria, neonazionalista, magari cambia nazione. Ecco, i neoborbonici hanno scelto un'altra nazione invece che la nazione Italia che è stata costituita, e lo stesso vale per altre, per la Catalogna o per altri. C'è chi ripropone altri tipi di identità, ma comunque tradizionali, come è stato anche il meridionalismo, ma non lo possiamo approfondire qui questo discorso. C'è chi invece guarda solo e ripropone continuamente le politiche della memoria sul modello europeo, quindi processare o glorificare il proprio passato attraverso le giornate della memoria, il discorso sulle vittime, sui diritti, staccato, decontestualizzato spesso e volentieri. Non tiene più, non tengono più queste risposte, evidentemente anche queste risposte non tengono, e perciò non tiene neanche più il fatto, come succede per i manuali di storia che tanti di noi utilizzano, che manteniamo il canone tradizionale del racconto storico e magari ci aggiungiamo, come nel il Black History Month, ci aggiungiamo il riquadro sul genere, il riquadro su quell'altra identità, il riquadro su quell'altra identità. La World History è un tentativo diverso, ne parleremo magari anche il 20, proprio un approccio diverso al racconto storico. E quello che rimane invece è che la storia come disciplina un'arma fortissima ce l'ha per rispondere e anche per andare incontro alla questione che è sotto gli occhi di tutti, la storia negli spazi pubblici, cioè come si racconta la storia, il proprio passato, negli spazi
pubblici, che è una questione pubblica e riguarda comunque tutti. Quindi effettivamente rispetto alle posizioni del dibattito che ho mostrato sopra, ognuno ovviamente si fa la propria opinione, ma capire quali sono le dimensioni, capire quali sono le alternative richiede anche un ruolo da parte degli storici stessi e degli insegnanti di storia che stanno in prima linea ancora di più, perché la capacità di pensare storicamente significa che io rifiuto di schierarmi con una minoranza o con l'altra, con una vittima o con l'altra, ma che studio il passato di tutti, di tutte le comunità, nel loro intreccio. Forse non c'è idea più sbagliata di quella di mettere lo studio del passato al servizio di una comunità, una parte, una identità. E su questo chiudo, perché poi dedicheremo proprio il 20 novembre al tema dell'insegnamento della storia in rapporto con gli usi pubblici. Bene, io vi ringrazio. Se non ci sono domande nel pubblico e non ne vedo altre, io direi sì, saranno consumati dalla stanchezza anche. Io credo che dopo, diciamo, così lunga esposizione possiamo ringraziare tutti. Ci sentiamo quindi fra 10 giorni, il 20, per l'ultimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci.